concetto. La contingenza si sottrae al pensiero. Il pensiero dialettico trova nella contingenza il proprio limite, sa di dover andare in quella direzione, ha la pretesa di penetrare ovunque nella società e nella storia, però quando si tratta di produrre contingenza non ce la fa, perché la contingenza non la si produce col pensiero. Per cui si ferma su una soglia, detto in un altro modo, in Marx non troverete l'immediatezza. L'immediatezza originaria, cioè il rapporto di funzione capitalistico, è essa stessa una mediazione. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazione, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo ancora. Marx dice che alla fine della mediazione, come la vede lui, ci deve essere un rovesciamento. Ovviamente non dice né come, né dove, né quando, né perché. Cioè, a quel punto la dialettica tace. Non può che tacere. O, se prosegue, diventa riformismo. Cioè, teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorelle, o ieni, che è la stessa cosa. Non a caso sorelle ha scritto il plaidoyer per Poulenin, l'elogio di ieni. Cioè diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui il fascino di Marx, che Marx esercita su Croce e su Gentile, è questo, che questi che erano filosofi di gran classe leggono Marx e capiscono, oh no, qui c'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono, beh, e allora? E allora avete Gentile che dice, beh, adesso dove poi penso io e penso l'atto puro, dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Un Croce che dice, beh, dove poi penso io e penso la storia, che è fatta tutta di azioni, e la filosofia non è nient'altro che storiografia. E allora ringrazio Marx perché ci dà un criterio per la storiografia. Oppure Sorette dice, bene, l'abbiamo capita, allora la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in Parlamento, invece che star fuori per le strade a fare col mito, non con la ragione, a fare la rivoluzione per le strade. Oppure si fa come Schmitt che dice, va là, Marx, che sei ancora un hegeliano, che davanti alla decisione arretri. Dici che c'è la grande decisione, il grande conflitto fra borghesia e capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai. Sei ancora un hegeliano. Cioè sei ancora tutto interno alla mediazione. La grande immediatezza, la grande immediatezza ce l'ha sorella, la grande immediatezza vuol dire fare il balzo fuori dal pensiero dialettico e entrare nel pensiero negativo, cioè abbandonare tutto, non credere più all'essenza del pensiero dialettico, che è la coincidenza di ragione e realtà. Allora, tu hai pensiero negativo tanta più efficacia quanto meno hai coincidenza di ragione e realtà. La ragione è un coltello con il quale tagli la torta e basta. E allora non è più una ragione, ma è un'arma da guerra, è un mito, è una decisione. Ecco.
Ecco, se io devo parlare del pensiero politico di Marx.